Siamo passati dal 12,5% totalizzato da N più Forza Italia alle amministrative del 2006 al 18,95% del 6 e 7 giugno. Se guardiamo invece all'intera coalizione di centrodestra, abbiamo raddoppiato i conti: 20% nel 2006, 41% nel 2009. Bilancio positivo per il PDL di Barletta. E questa è l'analisi del voto delle prime elezioni provinciali della BAT, competizione elettorale che ha voltato le spalle al Popolo della Libertà di Corso Vittorio Emanuele, a secco di consiglieri all'interno della prima assise provinciale, percentuale complessiva più che soddisfacente, ma che non è riuscita ad imporsi nei 7 collegi della città della disfida, perché a Barletta è prevalso il campanilismo ed il voto al candidato presidente barlettano. Siamo certamente soddisfatti del risultato elettorale delle provinciali, lo abbiamo confermato oggi in questa conferenza stampa. Basta soltanto fare riferimento ad alcuni dati che raffrontiamo con le amministrative del 2006. Il Popolo della Libertà oggi a Barletta si attesta al 19%, alle amministrative del 2006 Alleanza Nazionale e Forza Italia insieme raggiungevano il 12%, quindi abbiamo un trend in crescita. Anche da un punto di vista di coalizione di centrodestra, con questa coalizione che si è costituita oggi a Barletta a sostegno di Francesco Ventola, abbiamo raggiunto quasi il 41%, non dimenticando che alle amministrative del 2006 la coalizione di centrodestra aveva raggiunto il 20%, quindi abbiamo raddoppiato assolutamente il consenso. Questa è la base di partenza dalla quale costruire il prosieguo della nostra attività politica e i prossimi appuntamenti che ci vedranno protagonisti nella città di Barletta. Non dimentichiamo nel 2010 le regionali, non dimentichiamo nel 2011 le amministrative. Ed ora, come afferma Damiani, riflettori puntati sulle regionali del 2010, ma soprattutto sulle prossime elezioni amministrative in programma nel 2011, competizione che dovrà vedere il PDL ed il centrodestra tutto vittorioso. Parola di Marcello Lanotte. Siamo pronti ad assumere l'impegno di vincere le prossime elezioni amministrative perché il trend del partito è assolutamente un trend in crescita e riusciamo tutti quanti a vedere come il Popolo della Libertà riesce a raddoppiare i voti. Alla luce di questo ci proponiamo come valida alternativa all'attuale amministrazione di centro-sinistra del Partito Democratico e di Maffei e siamo curiosi di capire quali sono le decisioni che il Partito Democratico, alla luce di questo risultato clamorosamente basso e negativo, possa assumere. Noi aspettiamo e siamo pronti a rappresentare una seria alternativa di governo a questa città.